Ok, siamo qui con Giancarlo, il figlio di Natale, che avete già fatto parecchi video dove spiegate che dagli anni 80 che esiste questo vivaio, che possiamo dire, insieme ad alcuni vivai spagnoli, è uno dei più famosi d'Europa, no? Perché è così famoso? Sì, sicuramente nel campo della vivaistica per quanto riguarda la propagazione dei frutti tropicali, siamo stati tra i precursori, tropicali e subtropicali, quindi annona, avocado, mango. Mio padre ha iniziato a testare queste coltivazioni in Sicilia con successo per tante specie. Ci sono stati ovviamente tanti fallimenti, però oggi possiamo avere uno standard su cui indirizzare anche sia i privati che vogliono coltivarne Dice l'annona, qualcuno. siete arrivati ad avere quella autoimpollinante, Sì, ad no? esempio per l'annona abbiamo importato noi in Italia per la prima volta la varietà Pino De Jete, che è autoimpollinante, non ha bisogno di impollinazione manuale, quindi questo aiuta moltissimo gli agricoltori Come o fa anche il privato uno dei vostri clienti più famosi, che. Fazio, che lui le impollina a mano, anzi salutiamo. Ciao Esatto. Fazio! E poi di anno in anno abbiamo provato sempre altre varietà, sia di questi frutti che nuove specie che si potrebbero adattare per la coltivazione, per il consumo Perché voi da noi. nascete anche un po' come ornamentale raro, ma adesso vi state andando in direzione di. Sì, siamo andati sempre di pari passo con l'introduzione sia di specie particolari che si potevano utilizzare per la coltivazione ornamentale, quindi di origine esotica, anche qualche cosa di autoctono che si adattasse bene alla coltivazione dei nostri giardini all'aperto, che di fruttiferi appunto particolari, quindi sia ornamentale che Senti, a produttivo. proposito di particolari, qui cioè, abbiamo due piante di canister che stanno iniziando a mettere i frutti, perché l'anno prossimo avranno. Sì, Cioè, stiamo parlando di uno dei frutti più buoni al mondo, paragonabile al durian o a quello che per me è uno dei frutti più buoni al mondo, la pesca gialla luglio-agosto in Andalusia. E siamo al top. Faccio vedere qualche frutticino che è in sviluppo. Ci sono qua i piccoli frutti, ho dei fiori che ancora si devono aprire. Possiamo dire che comunque è una cosa abbastanza rara da vedersi, Sì, è una specie ancora poco conosciuta, produce molto bene, noi la coltiviamo in serra, però ti raccontavo che no? si può coltivare in alcune zone abbastanza riparate, si può provare a Hai dei coltivare clienti che ce l'hanno a cielo anche a aperto, cielo no? Cioè, a parte aperto Fazio, con buonissimi che risultati. ricordiamo a 20 miglia, 44esimo parallelo. Tu mi dicevi che questi clienti stanno in zona. Soprattutto nel sud Ah, Sicilia, quindi zone della costa di Ragusa o sì. dell'Agrigentino, sono zone in cui la temperatura media durante l'anno è sicuramente più alta rispetto a quella della costa nord della Sicilia, Certo. e in generale si hanno escursioni termiche più alte, quindi abbassandosi spesso la temperatura durante l'inverno per qualche giorno sotto zero. E questo si incentiva la coltivazione di questi frutti, però ci sono delle zone in cui questo non Ci avviene, sono dei quindi sì, dei microclimi particolari microclimi, in cui si lì riescono siamo al a 36esimo coltivare, parallelo, sì, mi pare. all'incirca, quindi cioè, addirittura chi riesce a coltivare la papaya all'aperto in quelle zone, senza ovviamente produzioni commerciali di rilievo, però per uso Sempre casa microclimi particolari, come quello di funziona Fazio, molto che anche lui bene. c'è la papaya Sì. all'aperto, è proprio un'eccezione, però Fazio, microclima non è microclima. E comunque voi siete all'altezza di Tarifa, praticamente, lì nel sud Sicilia, di 36esimo parallelo. E probabilmente c'è molto, molto, molto da implementare, no? Sì, ovviamente Come. la ricerca è appena iniziata. Noi abbiamo lavorato per tanti anni soltanto a livello amatoriale, qui nel nostro vivaio abbiamo fatto un po' di ricerche e di esperimenti, però continuando sempre a cercare di avere una produzione che ci permettesse di portare avanti l'azienda. Mentre adesso ci sono diverse università, ad esempio in Italia, Civi Agraria a sì, ad esempio Palermo. la Facoltà di Agraria a Palermo, che sta lavorando molto sulla ricerca di nuove varietà e su possibili nuove specie anche da proporre per la coltivazione Questo qui in che ti risulta Italia. a te è solo la facoltà a Palermo o anche in altre zone d'Italia che stanno un po'. Palermo ha iniziato e sicuramente in questo momento è il punto
punto di riferimento anche per le altre facoltà. In Italia sicuramente sono i palermitani quelli che stanno portando avanti anche negli altri dipartimenti adesso. Sempre di agraria. Sì. E ti risulta qualche collaborazione con qualche dipartimento di agraria spagnolo, Sì, delle Canarie sicuramente magari? sia in Spagna che nelle Canarie ci sono delle collaborazioni. Ci sono dei miei colleghi di Palermo che hanno appreso parecchio dalla Spagna, che Sì. Noi dicevo è molto avanti sappiamo rispetto a noi. che il Dipartimento di Agraria di Tenerife, mi pare, sta addirittura ipotizzando come produrre su larga scala la pasta di platano, perché ormai è notorio che la pasta che arriva da un frutto non può fare i danni che possono fare i cereali, soprattutto per glutine. Non siamo più aggiornati, però sapevamo che stavano Sì, sul le lavoro. Canarie in generale hanno una storica tradizione di produzione di specie di tropicali. Il platano, che in realtà loro fanno il banano, che Sì, loro loro è ba chiamano. ancora banano, perché il Sì, platano sì, sì. macio non è molto Non, non diffuso. lo, non lo coltivano, però il banano è coltivatissimo alle Canarie, credo sia una delle Sì, coltivazioni principali. Adesso si sta facendo terza d'occhio, anche sì. mango, avocado e lici, però è quello E la che papaya, traina l'economia. non ti risulta dire Canarie che la papaya stia cominciando? O Sì, siete più avanti voi qua in Sicilia? no, sicuramente noi abbiamo ancora tanto da fare per arrivare a essere competitivi. Si stanno iniziando a fare dei consorzi, diciamo che non siamo ancora pronti per entrare a pieno titolo nel mercato, però si sta lavorando molto, sempre più agricoltori scommettono su Certo, queste certo. Sì, in coltivazioni. effetti la Lidl vende la papaya delle Canarie, però non è a livello della Formosa. Voi invece avete la Formosa, no? Giusto? Abbiamo diverse varietà, non solo la Formosa, abbiamo la Maradol per esempio, e produciamo fino a qualche anno fa la Solo, che è un'ottima varietà, anche se è stata restituita moltissimi anni fa. E anche qui si diversifica, si cerca di accontentare un po' tutti, perché oltre che i sapori, le papaie variano molto anche per quanto riguarda la pezzatura, ad esempio. Ci sono papaie che sono mediamente di mezzo chilo, ci sono papaie che arrivano fino a 2 kg. Certo, Ovviamente bisogna sapere a chi vendere ognuno certo. Senti, di questi adesso andiamo a prodotti. vedere dei frutti talmente, no, delle piante talmente rare, ma talmente antiche, in particolare una che c'è solo in una zona dell'Australia. Come Sì, adesso vi faccio vedere qualche cosa si di chiama? particolare. È la Bovenia spectabilis, è Boenia una spectabilis. cicadacea molto antica e molto localizzata E ormai lì vicino ci sono in anche le felci natura. ancora più Eh antiche? sì, vi faccio vedere anche qualche specie più antica, sì. Grazie Giancarlo. Senti Giancarlo, qua c'è una piantagione di mango con varietà enormi, però tutto nasce, come mi dicevi, dal Portennesto. Il Portennesto è stato uno dei primi portati in Sicilia, no? Che è questo? Ce lo Sì, puoi illustrare? qua abbiamo i frutti che sono maturi proprio in questo momento. Vedete che sono di pezzatura molto piccola, la polpa è abbastanza fibrosa, quindi è un po' complicato da mangiare, nonostante sia altrettanto dolce come altre varietà. E questo qui è il Gomera, esattamente è il Gomera 3 il nome della varietà. E tutta la coltivazione di mango in Sicilia è iniziata proprio da questa cultivar che mio padre ha testato come Portinnesto con esiti molto Gli positivi. anni 80, se non Sì, sbaglio. stiamo parlando di quel Spieghiamo periodo. bene anche ai non addetti ai lavori. Il Portennesto cos'è? È quella pianta. Le piante da frutto sono generalmente dei cloni, quindi sono tutte uguali tra di loro. E per poterle propagare si prende un pezzettino della pianta e si incolla, diciamo, a un'altra pianta che viene riprodotta da seme, che fungerà da radice. E quindi è proprio questo qui Eh sì, cercano le piante Sì, forti che fanno la radice Portennesto, deve essere molto forte, perché tutta la struttura si baserà su no? questo, E dà il questo. vigore. E con questo ha funzionato parecchio bene, molto tollerante ai suoli che abbiamo qui da noi e soprattutto alle basse temperature, quindi Alla minima alle minime notturna. notturne, e induce un alto vigore alla pianta che viene È innestata bella, sopra. bella rigogliosa. Sì.
poi da queste sì, ci si innesta sopra un po' di varietà, Un po' di tutto. un po' di tutto. Ci sono Vuoi varietà illustrarci con colori tutti? diversi, con epoche di fruttificazione diverse. Questo che hai in mano, ad esempio, è un Tommy Atkins. Poi ci sono dei Kent, ad esempio. Questo? Il Kent è questo qui. Questo qui è il Kish, che è una varietà di castagne medio tardiva. Tommy l'abbiamo Quello visto. là in fondo? Questo qua è sempre Kent, Sempre Kent? che è una varietà con una potatura anche abbastanza grande. C'è l'Austin, ad La esempio. Lostin, cioè. Questo ha spezzatura abbastanza piccola e fruttificazione abbastanza tardiva, che però abbiamo visto non si comporta molto bene da noi, non tollera Ah, bene il freddo dicevo. come Però a altre parte il varietà. gomera tutti gli altri non sono fibrosi, no? Giusto? No, le varietà commerciali sono tutte selezionate per non avere fibra. Il mango, la mangifera indica in natura, è piccola e fibrosa, poi sono state selezionate. Sì, Assomiglia al assomiglia gomera. molto al gomera. Invece l'avocado, quello originario, non è fibroso, insomma. No, l'avocado ha delle leggere fibre, non è mai totalmente fibroso. Nell'avocado esistono tre gruppi naturali, sono il gruppo messicano, quello antillano e quello guatemalteco. Tutte le varietà che si Guarda caso, sono... tutti della stessa Sì, zona. il centro di diffusione è quello. E poi con incroci vari tra questi tre gruppi si sono ottenute tutte le varietà E il che forte innesto coltiviamo oggi. usuale per gli avocado? Anche per l'avocado, ora più tardi ve lo faccio vedere, però si utilizzano soprattutto varietà messicane che sono quelle più resistenti al freddo, quindi è sempre la radice quella che ha bisogno di dare più vigore alla pianta, quindi si tende a preferire appunto l'uso di queste varietà. Noi utilizziamo la Waterall, che è un semenzale di messicano. I messicani si riconoscono perché hanno i frutti con la polpa, con la buccia nera a maturazione, solitamente nera e liscia. Quindi l'asse mi viene abbastanza L'asse è naturale. un incrocio tra, ad esempio, un messicano e un guatemalteco, Ah, interessante. se non sbaglio. E quindi si tende sempre a preferire l'utilizzo di queste varietà. E poi sì, Ritroviamo vi faccio vedere qualche altro mango. Le varietà nel mondo sono circa centinaia. Noi ne abbiamo provate tante, abbiamo visto quale si adattava meglio e quale è meglio lasciar Questa è una perdere. pezzatura Questa qui è una enorme, varietà particolare che abbiamo introdotto qualche anno fa e fa frutti che in media hanno una pezzatura intorno al chilo. Vedete qua. dicevi si chiama La varietà si chiama Rosa. Rosa. Ha qualche difetto, alcuni frutti appunto per questa grande pezzatura non maturano Può uniformemente, capitare che possono avere sotto, del marciume alla però invece base. in questo Sì, no, caso, in questo cioè, caso quest'anno siamo tutta la stati fortunati. pianta è I frutti, perfetta. anche qua ce n'è uno che lo supera abbondantemente il chilo accanto alla mia mano. E non è molto diffuso, no, la rosa. Qualche agricoltore ci ha provato a coltivarla, ce n'è qualche impianto, Sempre in Sicilia, sì, sempre. qui in Sicilia, anche in altre zone. Abbiamo dei clienti anche in Calabria, in Campania, in Calabria. Sardegna che coltivano il mango Sardegna nel sud? all'aperto, sì, nel sud Ah, della Sardegna. interessante. Però le produzioni sono ancora troppo piccole per Sì, poter sì, sì, sì. pensare di Ma trovarli neanche nei come, neanche sul mercati. mercato il rosa si trova No, è facilmente, una varietà che in realtà è stata abbandonata no? Ah. perché ormai il mercato cerca sempre pezzature piccole, uniformi, quindi Ah. l'agricoltore spesso segue queste Seguo tendenze. queste, certo. Poi qui in mezzo abbiamo messo un filare di lici. Ah. Lici è una pianta asiatica. State mischiando Centro America e Asia? Sì. Sempre per cercare di gestire al meglio le coltivazioni. Il lici è poco tollerante ai venti forti perché il legno è molto leggero e si spezza, quindi l'abbiamo messo proprio al centro Quindi verso lo stretto non va dell'impianto bene. per evitare E che l'abbiamo possa. assaggiato prima uno, spettacolare, molto più buono di quelli che troviamo nei negozi etnici a Milano, perché ricordiamoci che voi
se non per estrema necessità, non mettete niente, No, 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 niente non, di livello sulla pianta. solitamente per queste piante non è assolutamente Cioè necessario fare né chimico né trattamenti. tossine minerali, insomma. E Esatto. quello Ok, è ancora... questo è sempre Tommy Atkins, come Ah, quello Tony che Atkins. viene alla mano. Questo bello viola, no? Sì, Ma la a maturazione è più... maturazione diventa rosso. Abbandona il colore Cioè, viola. questo è più maturo di Sì, quello? Ah. Anche questa parte è già se è bellissimo praticamente. Praticamente matura. Infatti, questa è la pruina comunque, qua no? si vede Cioè... bene, sì, il mango ha sempre i frutti ricoperti da questa cera. E qua si La vede famosa pruina. che da una parte è viola, dall'altra sta Sì, 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 sì. già diventando rosso. No, che molta gente pensa che sia sporcizia, invece no, la pruina è No, proprio... protegge il frutto, protegge il frutto è un antibiotico naturale. naturale. Allora Giancarlo, qui siamo nell'epoca di transizione tra le felci e poi le piante da frutto tradizionali. Esatto. Addirittura qua abbiamo un maschio e la femmina che è piena di semi, no? Sì, esatto, c'è stato questo grandissimo periodo della Terra in cui le superfici erano dominate dalle gimnosperme, queste piante che non producevano frutti, ma soltanto semi nudi, ed erano per lo più dioiche, appunto, quindi avevano individui maschi e individui femmine separate, mentre ormai quasi tutte le piante a fiore hanno tutti gli organi all'interno dello stesso fiore, appunto, della stessa pianta. E quindi questa qui, ad esempio, è una Cycas revoluta, produce dei coni maschili da cui si sviluppa il polline, che poi va a finire trasportato dal vento all'interno dei coni femminili, che sono formati nient'altro che da foglie trasformate, dentro cui ci sono gli ovuli che, una volta impollinati, si sviluppano direttamente in questi semi, che possono sembrare dei frutti delle drupe, ma in realtà non sono altro che semi ricoperti da uno strato carnoso, Da una buccia, diciamo, sì, protettiva. da una, però non hanno niente a che vedere con i frutti attuali. Sono dei protofrutti, Esatto, diciamo. sì. E che, soprattutto dicevi in cima. Sì, qua c'è un cono che si è sviluppato dopo, in cui ancora vediamo i semi appena impollinati che devono Cioè, lo vedi ancora dal colore? svilupparsi. Un colore più opaco, diciamo. Sì. Ok, adesso passiamo alle felci. Allora Giancarlo, siamo sempre qui al vivaio Torre, Milazzo, dentro una serra un po' particolare, un po' diversa, perché qua non stiamo più giocando con i 50-60 milioni di anni, ma... Qui abbiamo una piccola collezione di felci e ci portiamo indietro fino ai 400 milioni di anni fa, quando sono comparse sulla Terra e hanno iniziato a produrre spore che gli permettevano di diffondersi lontano, a creare tronchi che gli permettevano di svilupparsi in altezza, Quindi cominciano a diventare arboree. iniziano a diventare arboree. Ci sono tuttora, queste sono Shatea, felci arboree originarie della Nuova Zelanda, che producono, come tutte le altre felci, tutto un sistema di organi riproduttivi sotto le foglie, da cui poi si diffondono le spore che andranno a germinare nel suolo. Abbiamo anche felci nostrane, autoctone, questa qui è la Woodwardia radicans, ad esempio. Questa è erbacea? Sì, produce un piccolo fusto, ovviamente non diventa grande come le felci di aree tropicali, però questo è un relitto, diciamo, di quando anche l'Europa aveva un clima molto più umido e caldo rispetto ad Dicevi che le adesso. uniche zone naturali nell'Europa continentale è un po' di Calabria e quelle montagne lì, ho Sì, capito in Europa bene? continentale, in Italia soprattutto, c'è in Calabria e proprio qui vicino, nei valloni del Messinese tra Santa Lucia del Mela e San Pierniceto, ci sono delle piccolissime zone con delle cascatelle in cui ancora sopravvive Delle cascatelle. questa specie, sì, che ricordano un po' ambienti preistorici. Senti, cosa succede poi dopo? Qualche Passa qualche centinaio? centinaio di milioni di anni, l'abbiamo visto prima con le Cycas, adesso lo vediamo qui con la Stangeria, che è un parente della Powenia di cui parlavamo prima,
Anche questa localizzatissima ormai, questa qui ha una popolazione conosciuta soltanto per il Sudafrica, con Cioè tu poche stai dicendo centinaia che di a livello naturale c'è centinaia, pochissimo, individui. di Sì, individui in centinaia. Sudafrica Sì. e poi solo chi come te È ha in una piantina, coltivazione, sì, cioè che che evita attraverso i l'estinzione soldi. questo. Sì, moltissimi, oltre agli orti botanici, ormai ci sono molti privati che, riproducendo le piante ovviamente, avendo tutti i permessi CITES e tutte le autorizzazioni, quindi che dimostrano che non sono andati a estirpare le piante in natura, ma che le hanno riprodotti in modo autorizzato da seme, permettono alle specie di continuare a sopravvivere. E quindi questa qui, anche se le foglie ricordano moltissimo quelle di una felce, a tutti gli effetti una gimnosperma, come la cicase che abbiamo visto prima, Ok. quindi che produrrà un cono maschile con il Ah, polline questo è cono e un cono maschile. femminile che porterà Quindi sopra passiamo i dai semi. 400 milioni di anni ai Sì, 250 milioni di all'incirca, anni sì. e poi le piante da E poi frutto 60 arriviamo milioni di anni ai fa. manghi, al grande che abbiamo adesso. Pazzesco. E quindi questa è dimostrazione del fatto che voi non vi occupate solo di una mera vendita di piante tropicali, ma avete proprio una passione. Sì, la passione per le piante c'è a 360 gradi, quindi, che poi si coniuga bene anche con una passione più globale verso quello che è la gestione oculata della natura, della Dell'ambiente, biodiversità e perché comunque dell'ambiente, tu esatto. dicevi che hai fatto studi anche di rispetto dell'ambiente, di studio di Sì, come. oltre che Cioè, di vivaismo mi ricapitoliamo bene occupo. la tua genesi. Hai fatto agraria come tuo padre, e Sì. va bene. Poi? E dopodiché mi sono specializzato prima di tutto in biologia vegetale, biologia ed ecologia Che vegetale, è una quindi seconda laurea, sì, no? Una triennale o biennale? una magistrale, quindi è Ok, la triennale. specificatamente sulla gestione delle piante in natura. E poi un'ulteriore specializzazione, un master sulla biodiversità e conservazione, quindi le azioni che l'uomo può fare in modo corretto per permettere che ambienti naturali si conservino, creare nuovi ambienti naturali seguendoli nel modo corretto e capire anche come tutte le attività umane si possano integrare e Conciliare, conciliare con anche quello che è se alcune sono l'ambiente che abbiamo attorno. inconciliabili. Sembra così, però qualcosa si può fare anche su sfamare la popolazione, non è poi così difficile. Lasciando tutte le parti economico-politiche, se ognuno capisse come fare veramente agricoltura e come E gestire a bene le proposito del tuo cose, si potrebbe percorso, tu fare. hai, mi dicevi anche un'altra laurea, no? Giusto? Mi avevi elencato. No, questa qua, biodiversità e Ok. Questo è conservazione, tutto il che tuo dicevo, sì, percorso. questo è il Perfetto. termine a cui. Poi ho anche altre E passioni per animali, però sono possiamo altri dirlo che discorsi. gestisci anche una Sì, riserva mi privata? occupo della progettazione dello sviluppo di terreni sottratti a agricoltura intensiva in una zona del sud di Sicilia, che ora è stata acquistata da una fondazione, una ONLUS tedesca, in italiano si chiama Fondazione Pro Biodiversità, che appunto si occupa di rinaturalizzare aree degradate, quindi è una zona umida importantissima per la migrazione degli uccelli, in cui stiamo cercando di creare nuovi habitat e restaurare E quello che quindi si immagina. hai già Sì, sono pianificato. diversi anni che lavoro con loro, sono il quarto anno, abbiamo rinaturalizzato già diverse decine di ettari di coltivazioni di erbe Mettendo a e dimora cosa? selve, tutte piante autoctone, quindi palme nane, olivastri, mirti, tutto quello che si adatta lì. Poi diversificando anche, creando zone aperte, zone boscose con alberi più importanti, appunto perché ormai mancano tutte queste zone. La Sicilia, se la guardate, Certo. se fate un volo in aereo sopra la Sicilia, soprattutto in estate, vedete giallo dappertutto, non ci sono più alberi, non ci sono più zone verdi, e quindi è importante anche Certo, questo. meno che non passi sopra Pachino che è tutto bianco per Esatto, sì. le serre. E noi ti ringraziamo per Grazie a questa voi. variegata intervista Grazie a e voi. speriamo che tu possa avere sempre più aree private da
diciamo, bonificare o comunque da evolvere. Sì. Dato che questa penso sia la tua passione principale. In generale la natura, anche le coltivazioni fanno parte della natura, ormai non si parla più di ecosistemi, spesso, soprattutto in Europa, ormai gli ecosistemi naturali sono pochissimi, si tende sempre più a parlare di agroecosistemi, quindi sistemi in cui agricoltura e natura si conciliano bene, e quindi non possiamo pretendere che improvvisamente tutto diventi una riserva naturale, però quello che A c'è è che tale venga proposito, gestito nel modo il verso che giusto. sentiamo di chi è che abbiamo sentito E prima? No, credo fosse un occhio cotto, non ci ho fatto molta attenzione, però quello che mi era. dicevi prima quando che indica Ah che. sì, poco fa abbiamo ascoltato una raganella che cantava sopra le foglie di mango, che è un anfibio che è molto raro ormai diventato, che però dal momento in cui non facciamo alcun trattamento sulle Questo piante indica che non ha proprio è alcun matematico che problema non ci sono a sopravvivere qui. trattamenti, no? Perché sennò Esatto. perirebbe Sì, gli l'anfibio. anfibi appena vengono a contatto con qualsiasi sostanza di sintesi muoiono subito, quindi. Tant'è che i trattamenti in teoria non si dovrebbero fare vicino Penso che alle neanche i fonti di minerali gli acqua. facciamo tanto bene, Benissimo, non gli fanno, sì. Senti, dai, magari ci rivedremo anche con tuo padre o in un futuro. Volentieri, vi A meno che aspettiamo. non cominciate a creare tutti questi vivai in tutta Italia, Ma dicevi penso appunto che. che avete clienti molto in Sì. Sardegna, Campania. Cerchiamo di far conoscere questa realtà a più gente possibile. Non penso che tenteremo ancora di espanderci, restiamo nel nostro piccolo, però con le parole, questo sì, cerchiamo di Ecco, arrivare l'ultimissima cosa, in lontano. altri video ho Sì. visto che tu indicavi un'altra pianta molto rara che c'era solo in Australia, no? Sì, la Bowenia, anche questa l'abbiamo avuta, non ha avuto successo, abbiamo perso proprio qualche anno. Sono le cose che possono Certo, capitare perché con il anche lì genere c'è di solo in questo coltivazioni. microzona dell'Australia, Sì, ci dicevi. sono, nel mondo ci sono centinaia di migliaia di specie di piante, molte sono diffuse in tantissimi ecosistemi, altre hanno particolari esigenze ecologiche, quindi riescono a crescere soltanto in aree molto ristrette, molto particolari, o perché proprio la loro natura. E ormai la natura li ha O confinati perché lì, o l'uomo perché ha l'uomo ha devastato, devastato e tutto quindi quello che c'era queste attorno. sono tutte a rischio estinzione. Se non fosse per voi, chi nel vostro mestiere tenta Sì, molte questi. specie, sì, se non esistesse la gestione degli orti botanici o dei privati, c'è anche qui il rovescio della medaglia, perché ci sono molte persone che coltivano per passione, per amore anche di conservazione delle specie, però. C'è, come succede negli animali, c'è un mercato nero illegale che è molto florido e quindi, come succede con tante È un lapsus, no? Florida è un cicadacee, lapsus. sì, la parola non è proprio la più adatta. E ci sono persone che pur di avere nella propria collezione quella specie, incaricano qualcuno, la vanno a acquistare da un mercato nero che le va proprio a tirar fuori dal loro ambiente naturale e portare Sì. in Sono anche i coltivazione famosi questa. fruit hunters, no? I cacciatori di frutti. Però quelli lì sono persone che li portano in vetrina, lo fanno germinare e la cosa funziona. Nel momento in cui vai a togliere una pianta intera, faccio un ultimo esempio. Con l'avvento del vivaismo intensivo delle piante da giardino, quindi negli ultimi 50 anni, quando si è iniziato a fare giardini con piante imponenti, si andava deliberatamente in Australia, in cui c'erano ferree leggi di protezione, e in cui ci si sta tutto un gruppo di piante secolari, resistenti al fuoco, molto belle, aloacee, xantorreacee particolari. Cioè, resistente al fuoco vuol dire non solo la radice, ma Sì, anche tutta la pianta prendeva l'apparato. fuoco e poi ricacciava di nuovo nuova vegetazione. Siccome era proibito asportare le piante vive, gli davano fuoco
li asportavano e li portavano dietro come tronchi morti. Ma la radice era viva. La radice era viva, quindi quando venivano qui, poi li ricoltivavano e li mettevano in coltivazione. E adesso si trovano spesso tanti giardini in cui ci sono queste piante con tronchi enormi, tutti bruciati con la vegetazione sopra. Questo Sono mi piante che sono mancava. state Cioè, introdotte sapevo dei così. piromani per l'abuso edilizio, ma No, no, piromani il per le piante. collezionismo, come si fa per gli animali, O per le problemi opere della falconeria, sì, d'arte. gli animali rario, anche nelle Certo. cose umane, ha i suoi Comunque, risvolti grazie negativi. a nuovi laureati che hanno una mentalità più aperta come Sì, te, si può andare in una bisogna, direzione con la di conoscenza si salvataggio, riesce a diciamo. capire qual è la direzione giusta spesso, Grazie, almeno lo Giancarlo. spero. Grazie a voi.